ragazzi. Com'era lo scouting del Treviso? Ottimo, grande scouting quello del Treviso. Gasava con la squadra là. Sì. Dopo è stato sbagliato tutto, però lo scouting c'è. Assolutamente. E di Francesco al Venezia cosa mi dici? Di Francesco al Venezia va a cagare. No. Ha fatto una bella stagione, rovinarla così, è come andarsi a... È come andare a sposarsi col vestito, in smoking, giacca e cravatta, come vuoi, invece metto su un bel paio di scarpe e ti metto su gli stivali per andare a pescare. Le birche sono... No, ma ancora le birche sono, ci sta, gli stivali vanno a sporchi di terra. Sporchi di terra. Non è possibile. Come hai vissuto questa stagione in Serie B? Come ti sembra la squadra? Allora, stagione in Serie B... Ci ha raccontato dei trasferti importanti, La stagione in Serie B è stata incredibile, io mi sono divertito... Quante trasferte hai fatto? Come 7-8 le ho fatte, già che le conto ancora bene, però ne ho fatte, mi sono divertito un sacco e speriamo che anche il prossimo sia così. Chiaro, non possiamo giocare per lo scudetto, però la squadra speriamo è buona, di salvarci, dai. La squadra è buona. Sì. Allora, o no? meglio dell'ultima volta, poi c'è il telaio, hai su questo telaio puoi creare una squadra di Serie A. E poi c'è da dire un'altra cosa, Ale, che voglio dire, di Francesco adesso, a parte la battuta, io ti dico, è andato male 4 volte, anche un orologio rotto segna l'ora giusta 2 volte. Speriamo sia quindi, per la legge dei grandi numeri non può fare cagare. No, assolutamente. Quanto è forte la difesa Svoboda, Izes, Sverko? Io dico top 5 difese Serie A. No, top 3 allora. Top 3. Se la paragoniamo alla difesa del Milan, guarda che quasi. Ma scusa, ma il Torino che non sgancia neanche 1 milione di euro per Vanoli, se io sono Vanoli dico, devi trattare così, resto a Venezia e facciamo salvezza. Veramente Cairo, non so, ma paghi in rupie o in lec, cioè, una cosa... Al manco un milione. Noi per una squadra che non ha neanche lo stadio, fatto in tubi innocenti, sgancia il milione che copriamo con un po' di onduline sta curva che come stavo le pitte, cioè. Però ti dico una roba, con Parma, Cagliari, Como, Empoli che si è salvato, l'Udinese che non è quella di 2 anni fa ma è più scarsa, sarebbe un anno buono per fare un bel campionato sto qua, non come quello scorso, sì. che era da bestammare ogni partita, sì, o no? Se non comprano uno dagli Stati Uniti, un Algeria, uno dal Burundi, ma fanno una squadra un po' con un po' di criterio. Segno, voglio dire, non si mettono in dirigenza, va ben bere gli spritz in dirigenza, ma non troppo. Dopo aver comprato i giocatori, non prima. Però tanti che se arrivai là e se diventai forti sto anno, va detto, Busio, Tesco, allora, sì. Poi Ampalo. Allora, Busio, allora, poi Ampalo lo lasciamo che è di un'altra categoria, l'abbiamo capito, è arrivato l'anno scorso, ci ha salvato. Resta? Siamo arrivati a giocarsi il playoff l'anno scorso, ci siamo promossi quest'anno 2 volte capocannoniere, cosa vuoi di più? Certo. Chiaro. Gli altri due, allora, quest'anno possiamo parlare bene, però abbiamo avuto un anno e mezzo vergognoso e un anno e mezzo fatto bene. Per me Tesman è l'erede di Rabiot. L'erede di Rabiot. Il Rabiot della Laguna. Il Rabiot del Midwest. Il Rabiot. Vero. Ma tu, c'è un allenatore che avresti voluto, possiamo dare questa pontatina, che allenava il Torino. Allora, io avrei voluto Juric, come idea generale, insomma un'idea fattibile. La mia stagione ideale, essendo sia tifoso unionista sia tifoso del Milan, sarebbe stato avere Conte al Milan e Sarri al Venezia. Ah, volevi Sarri al Venezia? Ma chiaro. Se n'era parlato anche se di Sarri al Venezia, no? Non è possibile. Ma scusa un attimo, se a lamentare che non lo chiama nessuno, che non lo vuole, vieni da noi, Andri, no? Vieni da noi, no? Vieni qui, Fioi. Vieni da noi. Sigarette ne vuoi fumare finché vuoi. Da noi. Abbondiamo anche di canne, se vuoi quelle, insomma, Sarri. Non manca niente. Vieni, non abbiamo una gran rosa, ma possiamo salvarci. Oh, dai, assolutamente. Vieni da noi. Invito appello. In curva c'è materiale. Di tutto. C'è gioia, allegria. Vieni con noi. Vieni con noi. Ti offriamo anche il Baccaro Tour, dai. E c'è qualche giocatore che ti piacerebbe avere?
Sì, Oristagno mi piacerebbe. Ah, ti piace? Sì, sì. Si parla di Carboni, te lo prendi? Valentin Carboni, boh, dai, è un prospetto che forse per noi magari. Si parla di Torsvet, forte. Non male. Laurienté, magari. Chiaer, Chiaer. Chiaer, sai che... Gasicchia. Gasicchia per noi. Guarda, se... Se fosse, se non fosse rotto, se non avesse problemi, devo dire che per noi, boh, tanta roba. C'è questo... Grasso, c'è questo... Che... Grasso che cola per c'è noi. Questo binomio nordicismo-Venezia. Sì, sì, Gietker. Poi c'è questa antica amicizia tra Milan e Venezia. C'è, esiste. C'era, insomma, quantomeno una volta c'era. Dai, mandateci qualcuno. Ma guarda che Schiaer, se giochiamo con la difesa bassa come in Serie B è perfetto. Il problema è quando gli dai campo da correre in dritto. Che anche là, scusa, adesso tiro un porto. Adesso noi siamo una squadra da ripartire. Sì, che cazzo vai a prendere Di Francesco? Che cazzo vai a prendere Di Francesco che gioca in modo tutto... Allora, cambi schema perché fa difesa a 4. Punto 1. Punto... Abbiamo sempre giocato bene con la difesa a 3. Hai una difesa a 3 che è tra le top 5 in Serie A e devi giocare con la difesa a 4. Fa cambi totalmente modo di giocare. Eppure è costato tanto perché se lo stanno contendendo a livello di soldi. Cioè, ma che cazzo? Ma perché? Con Sottil libero ti avrebbe fatto schifo? No, Cioffi. Io mi prendevo. No, Cioffi no, Cioffi ha rotto i coglioni. No, io mi sarei Cioffi preso no. Anche Cioffi. Tu avresti preso Cioffi. Tu fai la Cassazione. Sì? Lui dice di sì. Sì? Ma Cioffi. No. Scusa, tra Cioffi e Di Francesco chi sceglie? No, Cioffi, Cioffi. Dai, speriamo che vada, non è neanche male come gioco, è certo che... Oh. Il logo nuovo è bello. Il logo nuovo è bello. Il logo quello nuovo... di prima era un Gaspenade, no. Quello di destra è... Cosa ieri? Gaspenade. È anche un leone, insomma. Un beer. Almeno adesso è... È bello. L'hanno fatto minima e concettuale, vabbè. Chiama venetismo. Concretezza. Sì. La trasferta a Pisa ti è piaciuta? Mi è piaciuta. Un saluto a tutti quelli che con me sono venuti a fare la trasferta a Pisa, che la ricordiamo sempre con il cuore. Puoi raccontarci qualche particolare? No, diciamo che c'è stata un'ubriacatura generale, sia come risultato, sia come grado alcolico. Chi c'era sa. Quello che c'è stato in trasferta a Pisa rimane in trasferta a Pisa. Andiamo al Penzo quest'anno. Biraghi è forte o è scarso? Forte. Lo vorresti al Venezia? Assolutamente. È forte Biraghi. È forte Biraghi. E chi dice che è scarso non capisce un cazzo. Chi è scarso non capisce un cazzo, è chiaro. Bonaventura. Fa schifo. No, dai. Ha rotto i maroni? Basta, Buonaventura è inaccettabile anche il Venezia. Perché però non lo volevi al Milan? Spiegaci. Allora, Buonaventura ha quel difetto che ti aggiunge 3 tempi di gioco in più. Quindi è lento, è macchinoso. Le squadre nel frattempo corrono, si muovono. Gli avversari si schierano nel frattempo, mentre Buonaventura stoppa la palla. E il calcio moderno è intensità. Oh, bravo. Intensità. Lo vuoi Wallace dell'Udinese al Venezia? Ma sì, dammi anche Wallace. Dammelo. Dai. Tanto l'Udinese fa cagare, ormai è 5 anni che non è una cozzaglia di giocatori. Sai cosa ti potrebbero, dico? Potrebbero darcelo Wallace. Se rimaneva Vanoli, ok, facevi 3-4-2 o 3-5-2, con la difesa 3 che c'hai, con Joronen in porta, Wallace a centrocampo e Laurienté davanti, era conference. Conference? Sì, era conference. Per me era conference. Dai, speriamo che sia conference. No, adesso no, adesso è troppo tardi. No, se arriva di... Allora, Di Francesco dalla prima alla quinta giornata. Dalla quinta alla quart'ultima vedremo chi ci sarà, però al le ultime 4 no, 3-0 si le ultime 4 sai chi mettiamo? Sì, Ezio Glerian. Oh, beh, ma guarda che tutti avevano chiamato anche Zaffaroni, io avrei preso lui meglio. Beh, è figo Zaffaroni. Oh, ti dico la verità, avrei preso meglio lui. Zaffaroni è uno da barca che affonda, quindi. Ma anche un ritorno zanettiano secondo me poteva essere bello, se non... Ma Zanetti aveva già... Vabbè, al Verona Zanetti, proviamolo sì, al Verona. Proviamolo. Aveva un suo perché. No, sai cos'è? Al Verona va bene perché il Verona fa quelle stagioni... queste ultime due stagioni è presente, è così, quando sei in questo periodo, dai, in Veneto lo sappiamo tutti, periodo che non è appena finita la scuola, sì. Non hai ancora il lavoretto, non hai ancora le vacanze, sei in quel momento lì, quella fascia di mezzo, esatto, sei quella fascia di mezzo, 14-16 anni, quella età lì, no? Che cominciano le prime ubriacature. Sì. Allora no, esci di casa alle 8 di sera, rientri alle 4 di mattina, sì. Marcio come un boh, rotto come un cancello.
entri in casa, hai capito, e ti siedi per terra e stai per cagarti addosso, però tua madre che sta partendo per andare al lavoro, guarda, non è ancora sveglia. Okay. Ecco, il Verona è quella situazione lì, no? E ogni anno si chiede... È vero, è vero. È quella situazione lì. Ogni anno si chiede e dice, ma cosa devo fare? Mi devo alzare? Mi devo alzare per salvarmi e non farmi vedere, o mi cago nelle braghe e mollo tutto e mollo tutto e mia madre mi ammazza di botte? Allora, intanto non ha un sussulto subito, hai capito? La prima cosa che fa, accende uno mattina e si guarda la Caterina Balivo. Intanto, esatto. Sì, intanto aspetta, hai capito, di avere un'illuminazione. Un'illuminazione baliviana. E poi in quel momento lì c'è quel preciso momento dove senti tua madre che si muove, senti che si muove anche tuo padre, che stanno cominciando ad andare a lavorare. E il Veneto sale e dice, porca puttana, loro hanno dormito questa mattina ad andare a lavorare, io non ho fatto un cazzo tutta la notte, ti alzi in piedi, hai capito, con tutta l'energia, quindi... e vai a nasconderti sotto le coperte con le scarpe su, perché sai che non ti devi far vedere, perché ti fanno un buco di culo, ti che sale un sussulto di dignità, quindi... è il sussulto di dignità, questo è il Verona, quindi l'auspicio... è il sussulto di dignità alla terza giornata prima della fine. E l'auspicio è quello quindi che se Di Francesco inizia male dopo tre giornate a casa. Beh, tre no, diamogliene cinque. No, che non facciamo cinque. Come il Frosinone cinque. Che se l'è tenuto. Sì. Gliene diamo cinque, poi dalla quinta alla decima Bortolo Mutti. Esatto. Che così giochiamo con quelli sempre alti di classifica. E dopo dalla quindicesima in poi, ne scegliete uno, va bene anche Soncinta, uno dalla primavera. Certo, ecco. Certo. E poi alla fine, quando siamo già diciamo abbastanza gasati e soprattutto retrocessi, Ezio Clerian. Come l'anno in B, come l'anno che si è falliti, che lui con ormai le pezze al culo diceva, ma c'è ancora qualche possibilità. E noi matematicamente retrocessi avremo la sua intervista che dice, c'è ancora qualche possibilità. Grande, fatta. Faceva sognare. Sì.